Buongiorno. Sì. Buongiorno. Thank you. Thank you. Thank you very much. Prova. Allora, buongiorno, buongiorno e benvenuti a tutti, a voi che siete qui presenti e le persone che ci stanno seguendo in streaming sui canali del Palermo. Siamo qui per la presentazione del nuovo assetto societario del Palermo con l'ingresso del City Football Group, che oggi qui è rappresentato qui al banco dall'amministratore delegato Ferran Soriano e da tutta la delegazione che poi presenteremo. È un giorno storico a suo modo per il Palermo, e allora io volevo lasciare, prima di lasciare a voi la parola, volevo prima lasciare la parola al presidente Mirri per un suo saluto e poi a mister Soriano, e poi procediamo con le domande dalla sala. Quindi Dario, a te. Grazie, buongiorno a tutti, benvenuti voi, benvenuto soprattutto il City Football Group. Sono orgoglioso, sono felice e forse sono anche commosso. Credo compiuto il desiderio che ho avuto 3 anni fa, che era quello di, diciamo, raggiungere l'impegno massimo. Ho fatto tutto quello che potevo, tutto. E ora ho l'orgoglio, la felicità di dare il Palermo nelle migliori mani possibili. Il City Football Group è il massimo per me, ma non tanto per aspetti economici o per aspetti ulteriori, ma perché il City ci riuscirà a dare una migliore organizzazione. Il club avrà un futuro messo in sicurezza, perché il City riuscirà a dare certezza al futuro del club, che è quello che mi preme di più, avendo sofferto così tanto noi tifosi. Oggi sappiamo come finirà, sappiamo che finirà bene. Abbiamo sofferto questi 3 anni, io ho dato quello che era giusto e che volevo dare. Ora si apre un'era nuova, un'era di competenze ulteriori, di conoscenze ulteriori e di ulteriori fatti. Sta alla città naturalmente raccogliere questa opportunità. Quindi da questo punto di vista io mi aspetto che tutti noi tifosi, le istituzioni, voi giornalisti, tutti quanti, andiamo tutti nella stessa direzione ancora una volta, come è stato negli ultimi 6 mesi. E quindi la mia eredità è questa, la mia eredità è il futuro che il Palermo merita e che ho sempre sognato. Nient'altro, poi credo che, diciamo, ora la parola debba andare a chi darà il miglior futuro al nostro Palermo. Grazie. Grazie Dario. Prima di tutto devo scusarmi per il mio italiano, che non l'ho proprio imparato mai, ma io sono catalano, le nostre lingue sono vicine, penso di capire quasi tutto. Sono qua in rappresentazione dal City Football Group, insieme con Alberto Galassi,
che è un direttore dal nostro board globale, lui è italiano, lui parla bene italiano, non come io, e conosce molto bene il calcio mondiale, ma anche il calcio italiano. Sono qua anche con Omar Berrada, con Diego Ghigliani, con Simon Cliff, con altre persone del management dal City Football Group, e siamo tutti contenti, siamo onorati, siamo felici, orgogliosi di essere qua con voi. Sappiamo dalla storia del Palermo, sappiamo dall'importanza del Palermo nella città di Palermo, e per noi questa è un'opportunità fantastica. È l'opportunità di prendere il lavoro che è stato fatto per Dario fino ad oggi e che posso dire dal nostro punto di vista, siamo conosciuti dopo già 6 mesi forse, e è un lavoro impressionante. Quello che è stato fatto con il Palermo dalla Serie D fino ad oggi è stato un lavoro impressionante. Noi arriviamo oggi per aiutare di più, per fare la prossima stagione di questo viaggio, che ovviamente è il nostro sogno, il sogno di tutti i palermitani, è andare in Serie A, e questo sarà il nostro obiettivo nelle prossime anni. Sappiamo però che è un obiettivo ambizioso, che questa grande città e questo grande club merece di stare nella Serie A, ma si bisogna tanto lavoro, perché non è facile, niente è facile nel calcio. Bisogna andare passo dopo passo, essere ambizioso, ma anche lavorare tanto. Questo lo vogliamo fare con l'ambizione, ma anche con il rispetto assoluto, totale, nella grande storia dal Palermo. E questo sarà il nostro lavoro. Devo dire che abbiamo la confidenza, pensiamo che lo possiamo fare, perché lo abbiamo fatto prima. Il City Football Group oggi sarà presente in 12 club, e posso dire che nell'ultima stagione, negli ultimi 18 mesi, abbiamo vinto il campionato nella prima divisione in 5 paesi: Inghilterra, Stati Uniti, Australia, India e Bolivia. Abbiamo andato dalla Serie B alla Serie A in 2 paesi, Francia, Spagna, e tutti i nostri club che avevano la possibilità di giocare una competizione regionale, voglio dire la Champions League o la Asian Champions League o la CONCACAF Champions League, l'hanno fatto. Quindi con questa forza arriviamo qua, ma anche con la umiltà, che sappiamo che è difficile, se bisogna lavoro, la Serie B è difficile, il livello di calcio della Serie B è molto alto adesso, e come ho detto prima sarà una questione di la passione che l'avete voi, i palermitani, Dario, ma anche noi l'abbiamo la passione, lo capiamo bene, ma si bisogna lavoro, intelligenza e molta pazienza, e questo che la famiglia del City può aiutare. Da oggi il Palermo partecipa di una famiglia dove aiutiamo tutti noi, ma bisogniamo anche da tutti, bisogniamo dalla città di Palermo, di palermitani, dei tifosi e di tutti quanti. Grazie. Allora, cominciamo con le domande. Vi prego di alzare la mano e tutte le volte che prendete la parola presentarvi con nome, cognome e testata di riferimento. Chi vuole iniziare? Fabrizio? Microfono? Un attimo solo. Buongiorno a tutti. Si sente? Sono Fabrizio Vitale della Gazzetta dello Sport. Buongiorno. Avevo una domanda da fare a Mister Soriano, se possibile. Volevo capire se il pacchetto dell'operazione, come l'abbiamo raccontata, cioè voi avete rilevato l'80%, mentre invece il 20% resta a Dario Mirri, se Mirri sarà il presidente ancora di questa società. E poi volevo chiedere anche
che tipo di progetto deve aspettarsi il tifoso per il prossimo anno? Lei ha detto vogliamo andare in Serie A, dobbiamo però farlo con umiltà, dobbiamo portare le nostre competenze, ma se un tifoso le chiedesse quest'anno il Palermo ha la possibilità di andare in Serie A, lei che cosa risponderebbe? Grazie. Prima di tutto vorrei dire che no, non sarebbe possibile, noi non abbiamo fatto mai questo progetto senza Dario, perché uno, perché abbiamo fatto il lavoro, abbiamo visto il lavoro che lui ha fatto negli ultimi anni, ci abbiamo conosciuto e sappiamo che il club è nelle mani, nelle buone mani, nella buona direzione, e lui, come lei ha detto, sarà il presidente del club. E noi siamo qua per aiutare dal punto di vista finanziario, ma soprattutto dal punto di vista del know-how, della tecnologia, dell'aiuto che possiamo dare nel gruppo. Ma confermo che Dario è il nostro presidente e il presidente del club. E confermo anche che la nostra proprietà sarà 80 per il City Football Group, 20 per Dario. Sulle aspettative di questo anno, ho detto prima, la umiltà è importante e lo sappiamo perché siamo gente di calcio, lo sappiamo, sappiamo dalla difficoltà e sappiamo che il nostro obiettivo prima di tutto è essere, consolidarsi nella Serie B. Ovviamente vogliamo andare in Serie A, sicuro, ma dobbiamo avere la pazienza e fare tutto chi deve essere fatto passo dopo passo. Cioè, no, non possiamo andare più rapido, non possiamo fare niente che più presto, niente che non sia sostenibile dal punto di vista finanziario. Ah, storia di tanti club, anche il Palermo, dove quando si va più presto, più veloce di quello che si, poi il risultato non arriva mai. La pazienza è importante e il nostro obiettivo per il prossimo anno è restare nella Serie B, ma ovviamente sogniamo con andare alla Serie A velocissimi. Nel caso abbiamo storie di tutto, abbiamo la storia, abbiamo arrivato in Francia con il club Troyes e abbiamo andato dalla Serie B alla Serie A nel primo anno, ma abbiamo arrivato anche a Girona, abbiamo andato nella Serie B della Serie A il primo anno, ma dopo abbiamo caduto e ci ha preso 3 anni per ritornare, quindi lo sappiamo che è difficile e abbiamo gli obiettivi ragionabili che finiscono sempre con la Serie A. Valentina. Salve, Valentina Mariani, Sky Sport. Io le chiedo se a livello di gruppo c'è proprio una strategia, quando viene acquistato una società, le prime mosse che vengono fatte da voi, se c'è una vera e propria strategia, e poi i tifosi si sentono fin qui, se si aspettava tutto questo calore e come poterli far sognare veramente, perché stanno già sognando in realtà. I tifosi vedranno da noi e da Dario anche lavoro, molto lavoro, tutto il lavoro, 100% delle nostre capacità. Voglio dire che la stessa tecnologia, know-how, allenamento, tutto che si usa in altri club, dal City, incluso Manchester City, vieni a Palermo. Ma questo non è una garanzia di successo, mai nel calcio. Quindi devono essere sicuri che questo sarà così, che come ha detto Dario, il futuro del Palermo è sicuro. È sicuro che nei prossimi 5, 10, 20, 25 anni il club sarà sicuro. Se andiamo nella Serie A più rapido, più veloce o meno, non lo sappiamo, ma che il lavoro sarà fatto e che tutta la tecnologia, e quando parlo di tecnologia voglio dire calcistica ma anche commerciale, come lavoriamo, abbiamo gruppi da tecnici di calcio ma anche gruppi commerciali che aiutano tutti i nostri club, e questa aiuta arriva al Palermo da oggi e i risultati saranno sicuro, arriveranno. Vannini, microfono. Buongiorno, Paolo Vannini del Corriere dello Sport, benvenuto. Volevo capire, secondo lei, conoscendo la situazione anche infrastrutturale di Palermo,
quanto del sistema di lavoro del City è in questo momento riportabile nella realtà Palermo e in quanto tempo? E poi quanto ha inciso nella vostra scelta finale di prendere la società quelle quattro partite nelle quali il Palermo ha fatto 150.000 spettatori in quattro partite in Serie C, cosa che non si vede quasi mai neanche in Serie A, pur con la particolarità dei play-off. Quanto ha inciso, se vi ha fatto capire che questa è una piazza che ha dei numeri straordinari? Nella seconda domanda devo dire che l'impegno con Dario è stato fatto prima dal play-off. Quindi abbiamo deciso di venire a Palermo prima dal play-off, prima dalla promozione alla Serie B. Ovviamente è stato impressionante di vedere quello che è successo nel play-off, i tifosi, è stato impressionante, ma devo dire che lo sapevano questo, perché è saputo nel calcio, nel mondo del calcio, il Palermo non è una squadra piccola, è una squadra grande e tutto questo si sa. La prima domanda sopra quanto dalla tecnologia dal City Football Group viene o si può applicare a Palermo, la risposta è tutta. Non c'è differenza se andate a vedere quello che si fa a Girona o a Troyes o a New York o a Melbourne, è lo stesso livello di sofisticazione che si fa in Manchester. So chi prende un tempo e prende anche un po' di investimento. È chiaro, lo sappiamo tutti, che il Palermo bisogna un centro di allenamento proprio e meglio di quello che ha. Sta dentro dal nostro piano investire in un centro di allenamento che sarà dallo stesso livello di tutti quelli che abbiamo nel mondo e ne abbiamo in diversi paesi. Questo investimento è già impegnato e sarà fatto nei prossimi anni. Dina. Buongiorno, Benedetto Giardina del Giornale di Sicilia. Palermo, ha detto lei giustamente, è un grande club, si sa, nel mondo e in Europa. È sicuramente un club che ha una storia diversa da Girona e Troyes. Il vostro investimento nel Palermo significa che il City Football Group sta cambiando prospettiva nell'investimento sugli altri club nel mondo, oppure Palermo avrà un budget, una strategia e uno sviluppo come Girona e Troyes? Grazie. Sarà diverso, tutti i nostri club sono diversi, hai parlato di Girona e Troyes, ma puoi parlare da New York, che è un club spettacolare, enorme, che l'abbiamo creato da niente, da zero, no? Non esisteva niente 7 anni fa. No? Il caso del Palermo è diverso, tutti i nostri club sono trattati di forma diversa e la storia del Palermo è singolare, è diversa, è grande. Quindi non c'è un blueprint, non c'è un patrone di fare le cose della stessa maniera. Il Palermo fa parte oggi di una famiglia e questa famiglia aiuterà il Palermo in quello che il Palermo bisogna, che è, come lei ha detto, diverso di altri club. Morello. Un attimo il microfono. Angelo, presentati se puoi. Sì, Angelo Morello, Teleradio del Mediterraneo. Volevo sapere se la presenza del gruppo è soltanto subordinata all'attività calcistica oppure possono esserci anche altri interessi. Solo calcio. Il nostro interesse è il Palermo, esclusivamente calcio. William, tu o Leandro? Ok, Leandro. Buongiorno e benvenuto Mister Soriano, avevo due domande. Presentati Leandro. Leandro Ficarra, Mediagol, buongiorno. Avevo due domande. La prima relativamente a un asset per voi fondamentale che è l'Academy, il settore giovanile. Volevo una valutazione sul lavoro fin qui svolto, comunque eccellente al netto delle difficoltà, dal responsabile del settore giovanile Leandro Rinaudo e dal suo staff e capire insomma qual era la vostra strategia in questo senso, visto che lo reputate un asset fondamentale. E poi volevo chiedervi, in relazione alla conferma del direttore sportivo Renzo Castagnini e del tecnico Silvio Baldini, ecco, quanto il loro modus operandi, il loro modo di lavorare può trovare una sintesi, una condivisione con la filosofia del City Football Group
perché comunque sono stati due protagonisti assoluti, perché insomma sono entrambi il mister in particolare molto, molto amati, molto apprezzati in città. Grazie. Grazie. Sulla prima domanda, il settore giovanile è fondamentale per noi in tutti i nostri club e sarà fondamentale nel Palermo. Il nostro obiettivo è dare l'opportunità a tutti i ragazzi palermitani e siciliani che hanno il talento di crescere nel calcio. Io penso che lo possiamo fare bene prima perché avremo il centro di allenamento giusto, la metodologia di allenamento sarà la migliore del mondo e anche il nostro gruppo dà una possibilità, è una piattaforma per questi ragazzi, perché possono arrivare al Palermo, ma possono andare prima di altri club, diciamo in Belgio, negli Stati Uniti, dove il nostro gruppo dà più possibilità ai ragazzi di sviluppare. È una priorità per noi, faremo tutto l'investimento, il lavoro preciso per arrivare in una posizione dove ogni giovane giocatore con talento in Palermo deve allenare con noi. La seconda questione sul direttore sportivo e l'allenatore parla di stabilità. Nella nostra esperienza non si arriva al successo senza stabilità. E nella storia del Palermo c'è un momento che in 11 anni il Palermo ha avuto 28 allenatori. Non si può lavorare così. Quindi, prima di tutto, l'allenatore e il direttore sportivo hanno fatto un lavoro molto buono, hanno fatto un lavoro bravo. E questa è una ragione per la quale loro stanno con noi, continuano con noi. E la seconda ragione è la stabilità che si bisogna per avere il successo. Come lavoriamo dentro dal City Football Group? Come detto prima, come una famiglia, diamo di aiuto, abbiamo, penso, la tecnologia e abbiamo il know-how per aiutare tutti gli allenatori. E penso che possiamo lavorare insieme con Baldini come lo abbiamo fatto con tutti gli altri nostri allenatori. Radicini. Buongiorno, Radicini, Tal Press. Chiaro che il presidente Mirri resterà con la carica di presidente, ma volevo capire qual è il resto dell'organigramma della società, se è stato definito. Siamo arrivati oggi, siamo segnato venerdì, bisogniamo un po' più di tempo per vedere come si organizziamo. Penso che nei prossimi giorni possiamo parlare di tutti questi dettagli. Se posso concludere, scusami Gaetano, siccome vedo la presenza del direttore Giovanni Gardini, volevo capire se sarà lui l'amministratore delegato del Palermo. Giovanni Gardini e anche Michele Centenaro, che sono qua, sono persone che io ho conosciuto da tanto tempo, hanno dato un aiuto al City Football Group per fare questo acquisto e questo lavoro fino ad oggi. Quindi fino ad oggi lavorano per noi, per il City Football Group. Se questo scambia nei prossimi giorni, sarà spiegato. Carraffa. Intanto ben arrivati, Rosario Carraffa, tutto palermo.net. Volevo sapere se per quanto riguarda il mercato punterete su giovani o giocatori di esperienza o troverete il giusto mix e poi se all'interno del vostro progetto rientra anche il Palermo femminile. Grazie. Come hai detto lei, è un mix, perché nel futuro ovviamente la nostra ambizione è di incontrare talento, di trovare talento giovani. Ma nel presente dobbiamo fare una squadra che resta comodamente nella Serie B e ha una possibilità per la promozione. Quindi bisogniamo un misto di giocatori con esperienza e giocatori giovani con talento. Questo misto lo troveremo nelle prossime settimane e non sarà facile, ma questo è l'obiettivo. La squadra femminile, sì, abbiamo l'ambizione in tutti i nostri club di avere una squadra mascolina e femminile. Chifari.
Buongiorno, Roberto Chifari, Corriere del Mezzogiorno e Corriere.it. Io fra una settimana inizio il ritiro. Dal punto di vista tecnico si riparte dalla squadra che ha vinto la Serie B? Avete già in mente, so che nomi non ne farete, ma avete già in mente come intervenire sul mercato? Sono contentissimo che hai parlato della squadra che ha vinto la Serie B. Penso che abbiamo vinto la Serie C, ma già possiamo vincere già la B. Questa è una questione tecnica. Posso in questo momento dire che nel gruppo il rispetto che abbiamo per la questione tecnica è assoluto, quindi non ascolterei mai di me o di Dario parlare di cose tecniche, perché sono per i direttori sportivi e gli allenatori. Quindi ovviamente dal nostro punto di vista, dal punto di vista del presidente e da noi, l'obiettivo è fare una squadra che starà comoda nella Serie B e avrà la possibilità di arrivare alla promozione il prossimo anno. È finito, abbiamo questa richiesta, è un budget, e arriva al direttore sportivo, all'allenatore, a tutte le squadre, a tutte le persone dal City Football Group che lavorano già con loro per fare la scelta di giocatori. Io proprio non posso dire niente, perché sarà a loro di decidere. Minardi. Buongiorno, Pietro Minardi, Blog Sicilia. Intanto benvenuti a Palermo. Poco strutture. Confermerete diciamo, la volontà di investire direttamente sul centro sportivo, sul futuro centro sportivo di Torretta, e se c'è l'intenzione diciamo, di un restyling su Renzo Barbera? Il presidente Mirri nei mesi scorsi ha incontrato i vertici della Lega di Serie C per accedere ai fondi del PNRR. Volevo capire se c'è la volontà di proseguire su questa strada. Grazie. Dal punto di vista dell'investitore, dal City Football Group, l'unica cosa che posso dire è che si vede la necessità di investire in un centro sportivo. Dove, come, quando lo lascio al mio presidente? No, credo voi lo sapete che il centro sportivo per me, vedo che c'è anche un amico mio col quale ne ho parlato 3 anni fa, era e sarà quell'asset decisivo per lo sviluppo di tutto quello che noi immaginiamo, dalla prima squadra ai bambini. Se non abbiamo una casa dove accogliere i nostri giocatori, ripeto, sia i giocatori della prima squadra, ma fino anche ai bambini, sarà impossibile per tutti noi lavorare bene. Stiamo lavorando con la parte che si occupa all'interno del City Football Group di analizzare il progetto di Torretta. Credo che nelle prossime settimane potremmo già decidere di procedere oltre. C'è una condivisione totale, diciamo, dal punto di vista tecnico, di quelle che sono le condizioni che abbiamo con fatica predisposto, proprio perché il City le potesse valutare. Mi sembra che tutto vada molto molto bene, naturalmente non c'è ad oggi una decisione immediata, quando verrà presa però le condizioni sono assolutamente favorevoli, le condizioni tecniche su Torretta. Tedesco, qui da questa parte. Buongiorno, Fabio Tedesco, tifosipalermo.it. Vorrei tornare appunto su questo argomento. Quando voi siete arrivati a Manchester, la prima cosa che ha detto Sua Altezza lo Sceicco Mansur è stata quella che avreste puntato a costruire un centro sportivo, e in 6 anni avete bonificato 80 ettari facendo un'opera immensa. E qui chiaramente non ci sono le stesse dimensioni, si parla del centro sportivo di Torretta, dove il presidente, quando inizialmente ha presentato il progetto, aveva parlato anche dell'area limitrofa sulla quale poter realizzare altri campi. Considerato diciamo le vostre ambizioni, quindi di puntare a tutto il settore giovanile, alla prima squadra, pensate di partire allo stesso tempo con tutta l'area e poi pensate di rivedere in qualche modo il progetto per uniformarlo a quelli che sono gli standard della casa madre, quindi del City Football Group? La risposta alla ultima domanda è sì, lo standard sarà lo stesso, ma quando parli del City Football Group dobbiamo parlare non solo di Manchester. Abbiamo fatto un centro sportivo a Montevideo, Uruguay, che è fantastico, un altro a Melbourne, un altro a New York,
quindi abbiamo molta esperienza nella costruzione di questo centro sportivo, più grande, più piccolo. Come Dario ha detto, abbiamo un gruppo nella nostra struttura che fa solo questo, e questo gruppo già lavora con Dario. La risposta concreta si sarà tre campi, cinque, no, non ce l'ho, non l'abbiamo, ma penso, come ha detto Dario, che l'avremo nelle prossime settimane. Filippone. Sì, Tullio Filippone, Repubblica, benvenuti. Ma io volevo appunto restare sullo stadio. Più tardi voi incontrerete il sindaco di Palermo, ecco. Mi interessava capire, perché mister Soriano, lei ha detto una volta, credo alla Bocconi, ha detto l'importanza di avere uno stadio di proprietà, in qualche modo investire su questo. Questo è un piano percorribile? Ci sono altri esempi in Italia, la formula del diritto di superficie. Qui ovviamente si devono mettere insieme più enti, comune e regione, però volevo capire se nel futuro prossimo c'è questo piano e se parlerete con questo con l'amministrazione comunale, col sindaco. Grazie. Devo dire che non abbiamo un'opinione ancora su questo, siamo arrivati oggi, ma è vero che lo stadio sarà fondamentale, ma questo stadio è un stadio fantastico, è un stadio che sta a livello dove gioca la nazionale italiana, quindi non è che c'è tanto da fare. Quello che è importante è che lo stadio deve essere pieno. E il lavoro più importante adesso, penso, per noi è convincere i palermitani di venire allo stadio, perché sappiamo dalla passione, perché bisogniamo di questo aiuto anche per fare crescere il club, e questo sarà l'obiettivo numero uno. Con questo viene ovviamente lo sviluppo dello stadio, e questo Dario sarà meglio di me per rispondere a questo. Come lo faremo nel futuro non abbiamo ancora una opinione. Lo stadio, Ferran ha condiviso sicuramente la parte iniziale, che questa è la nostra casa, la nostra storia. Lo stadio, come voi sapete, da 3 anni è aperto tutti i giorni ai tifosi, è la nostra chiesa, senza apparire blasfemo. Sicuramente ha bisogno di alcuni interventi di sistemazione, ma le condizioni dello stadio di Palermo sono buone, possono diventare migliori, eccellenti, certamente se le istituzioni, il sindaco e anche la regione, essendo proprietario del suolo, riescono a trovare una sintesi e riescano a darci un percorso. Sicuramente ora le condizioni tecniche devono essere valutate anche lì insieme col gruppo di lavoro del City. È certamente un progetto di medio-lungo termine, non è certamente un progetto di breve termine. Licandro. Buongiorno, sono Simona Licandro della TGR Rai Sicilia. Lei poco fa ha parlato di un budget per il prossimo mercato, siccome, come diceva lei, l'accordo è stato sottoscritto ancora prima dei play-off, era comunque già diciamo nell'aria. Magari era stato previsto un budget per il mercato e adesso l'avete rivisto, volevo sapere a quanto ammontava questo budget. C'è ovviamente un budget, abbiamo lavorato già tanto su questo, no, penso che no, non mi corrisponde dare questo numero perché ha ancora lavoro da fare. Posso dire che il budget è pensato per l'obiettivo, e l'obiettivo è essere sicuro che siamo stabili nella Serie B e abbiamo la possibilità di andare in Serie A. È tutto quello che posso dire oggi. Tripi. Salve, sono Valerio Tripi dell'agenzia ANSA. Tifosi già sognano tantissimo, volevo chiedervi fino a che punto possono camminare insieme ambizioni e sogni dei tifosi e piani di sviluppo del City Group. Faccio un esempio, forse sembrerà stupido, ma in Europa la società Palermo potrà sperare di arrivare e competere. Grazie. Come ho detto prima, anche io sogno, abbiamo tutti un sogno, e dobbiamo portare i tifosi con noi, e questo si fa con comunicazione, con onestità, questa è la nostra intenzione, la nostra ambizione. L'ho detto prima, ambizione ma anche umiltà,
lavoro, intelligenza e pazienza. Ma sognare, sogniamo tutti. Esposito. Sì, buongiorno, Manfredi Esposito, Live Sicilia. E come diceva poco fa il collega, tra poco comincerà il ritiro. Avete magari pensato ad un' amichevole di lusso con qualche vostro club? E poi il presidente Mirri, che poco fa parlava di Torretta, vorrei chiedere, visto che avete rinnovato il diritto di prelazione, è una cosa che farete in fretta o ci vorrà del tempo? Grazie. Amichevole con altri club del City Football Group è possibile, l'abbiamo già fatto altre volte. Come ho detto, siamo arrivati oggi, queste idee sono sulla tavola, ma è proprio una possibilità. Anche abbiamo avuto di club, di squadre che hanno andato in Manchester, nel nostro centro sportivo, a allenarsi lì, è anche una possibilità. Oggi, essendo parte da questa famiglia, le possibilità sono infinite. Dipende da noi, dalla necessità, di quello che bisogna. Il Palermo lo vedremo la prossima settimana. Sulla questione di Torretta passo di nuovo la parola, Presidente. Grazie. Ferran, sì, sicuramente Torretta, ecco, se lo stadio è un progetto di medio-lungo termine, Torretta è un progetto di breve termine, nel senso che prenderemo una decisione molto velocemente perché ci sono le condizioni tecniche per poterla prendere. Appena ci sarà condivisione, fatemi dire, al 100%, sicuramente si potrà procedere oltre. Però, ecco, ripeto, sono ottimista, sono fiducioso che Torretta possa essere quel progetto che si realizza nel breve termine. Carraffa? No, Cangemi, scusa. Carraffa l'avevo chiamato prima. Cangemi. Buongiorno, Carlo Cangemi. Lei è amico di Guardiola, perché ha giocato in Italia anche, si è confrontato con lui nel momento in cui iniziava questa trattativa, e poi ci potrebbe essere qualche giocatore giovane con cui magari ha parlato col mister? L'ultima domanda, ha visto la partita del Palermo col Padova? Sì, ho visto la partita, sempre con un po' di soffrimento, si soffre sempre. Guardiola mi ha fatto la domanda, c'è il sole in Palermo? È come in Barcellona, forse potrei venire un giorno qua a lavorare. Guardiola sa tutto quello che facciamo e lui anche conosce il calcio italiano, e c'è anche altre persone nel gruppo che lo conoscono bene e sono tutti entusiasti, sono contentissimi di questa opportunità. Immagina, nel City Football Group abbiamo 12 club, quindi ogni fine settimana abbiamo 12 opportunità di felicità o miseria, no? Tutte le fine settimana. Una cosa che succederà, che ha già successo nel playoff e succederà da oggi, è che ogni partita dal Palermo sarà vista per tante persone dal City Football Group nel mondo. Abbiamo 4.000 persone nel mondo e il Palermo fa parte da famiglia. Voglio dire che li accompagneremo tutti nel soffrimento e nella felicità, ma anche che tutti i giocatori dal Palermo, giovani o non giovani, saranno visti per i nostri allenatori, le 12 club, per i nostri scouts, per tutti noi. Quindi l'esposizione dal Palermo oggi è scambiata. C'è la possibilità di portare i giocatori di altri club? Sì. Lo sappiamo oggi quale? No. Ma abbiamo storie fantastiche di Aaron Moy, uno dei migliori giocatori australiani che abbiamo portato in Inghilterra. Valentin Castellanos, che è andato da una squadra piccolissima in Uruguay al New York, e è stato l'anno scorso il capo canionieri della Major League Soccer. Quindi il gruppo è una piattaforma che dà questa opportunità. Da oggi Palermo forma parte del gruppo, quindi l'opportunità esiste. Danna. Buongiorno, benvenuto Tony Danna, Rosanero Live. Una domanda per lei e una per il presidente Dario Mirri. Visto che, insomma, i tempi, per quanto brevi per la realizzazione del centro sportivo, sono chiaramente non domani,
chiedo se nella strategia del gruppo c'è la continuazione degli allenamenti durante il campionato in quello che sarà la sede dell'attuale ritiro a Bocca di Falco. E poi a Dario vorrei chiedere se, perché l'ho visto con la voce rotta dall'emozione, se è più emozionato oggi che è il presidente di una società che fa parte di un gruppo mondiale, globale, o il giorno in cui Brunori ci ha portato in Serie B. Grazie. Penso che le due domande sono per te. Sì, grazie Tony. Parto dalle emozioni. Diciamo, oggi ho la felicità di avere compiuto un percorso che per me, non me ne voglia Brunori, non me ne vogliano i tifosi, è più importante oggi per il futuro, perché dalle promozioni, e lo sappiamo bene, a volte sono gioie effimere, perché 12 mesi dopo, o dopo anche un mese, puoi cominciare a avere delle delusioni. Quindi diciamo, oggi sono molto 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 più contento per il futuro del Palermo, che è quello che ho sempre sognato. Quindi ripeto, non me ne voglia Brunori, però oggi sono molto più contento, molto più soddisfatto del percorso. Invece sulla prima parte abbiamo, e ringrazio il comando militare e il generale Scardino, abbiamo avviato un nuovo modo di collaborare con loro e con il CUS, che è il centro universitario. Tra una settimana saremo ospiti loro al Tenente Onorato, che è un luogo bellissimo, un luogo adatto sicuramente ad accogliere una società soprattutto di Serie B o di Serie A un domani. Certamente il nostro obiettivo è avere una casa nostra per poterne usufruire in maniera più completa, quello è un campo solo, quindi sicuramente nel brevissimo siamo ospiti loro. Sul futuro, prossimo futuro, da settembre in poi vedremo se ci saranno le condizioni, vedremo se saremo ben accolti e se riusciremo anche a proseguire la collaborazione, però davvero oggi non è prevedibile. Scibona, e poi facciamo un ultimo giro veloce. Buongiorno, Emilio Scibona, Palermo Today, e intanto benvenuti in città. Allora, io, visto che si è parlato di Brunori, a un certo punto ne approfitto, anche perché, diciamo, Brunori, lei ha citato delle storie di giocatori, anche Brunori in un qualche modo può essere una bella storia. Le chiederei, da questo punto di vista, quant'è prioritario il ritorno del giocatore rosanero, diciamo, qual è il punto della situazione. Per restare sempre sotto il profilo tecnico, il City Football Group ha un database di giocatori che è senza dubbio molto importante, sia a livello di academy che di prime squadre. Quindi quello che vorrei chiedere io è quanto, diciamo, se avete già un'idea di base, un orientamento di base sui giocatori che in orbita City Group che volete portare in città nella squadra, se saranno d'academy o di prima squadra, e niente, diciamo, qual è il vostro orientamento sull'interconnessione tra il Palermo e i giocatori del database del City Football Group. Grazie. La connessione sarà quella che si bisogna, quindi, come detto prima, il Palermo è parte dalla famiglia da oggi, è parte 100%, quindi c'è adesso già tante persone dentro del gruppo che lavorano per il Palermo. Sì, questo porterà un giocatore, due o tre, francamente non lo sappiamo oggi ancora, ma puoi essere sicuro che l'impegno dal City Football Group con il Palermo è da oggi 100%. Anselmo, e poi. Buongiorno, William Anselmo, Mediagol. È più che altro una curiosità, una domanda rivolta a entrambi. Se ci potete raccontare il vostro primo incontro e cosa avete pensato dopo il primo incontro l'uno dell'altro. Grazie. È una domanda un po' per innamorati, visto che questo è un matrimonio oggi. Abbiamo parlato al telefono, videoconferenze qualche volta, e ci abbiamo visto a Londra nel nostro scrittorio. È stato molto interessante, perché la prima cosa che Dario mi ha detto è: sono qua per fare questo deal, non per negoziare niente. E il deal lo facciamo e dopo vediamo come. Io ho detto la stessa cosa dal primo incontro in persona, perché ci abbiamo conosciuto già. E quando le persone sono da per bene, si vede presto, veloce. Grazie intanto per il giudizio, non lo sapevo, ecco, che impressione avevo fatto, quindi l'ho saputo come voi.
diciamo, l'impressione mia è relativa ed è credo sotto gli occhi di tutti. Ferran Soriano, credo la sua fama, le sue competenze, la sua storia professionale, credo che lo pongono come il dirigente di calcio più importante al mondo. Quindi è oggettivamente così, ha costruito lui un modello che ora stanno provando a copiare in tanti altri. Ho avuto l'impressione di avere di fronte un gigante, e non solo fisicamente. Io devo dire anche, lasciami dire una cosa che è importante per noi. Noi abbiamo l'opportunità e la sorte di avere azionisti spettacolari. Il nostro gruppo è proprietà da un gruppo di investitori dagli Emirati, dagli Stati Uniti e dalla Cina. E tutti, cominciando per il nostro chairman dal board, Khaldun Al Mubarak, Alberto, chi è qui, dalla prima volta che abbiamo parlato dal Palermo, hanno stato molto impegnati, cioè abbiamo avuto un entusiasmo, perché loro capivano molto bene l'opportunità, molto bene quanto è grande questo club. Quando devo ringraziare, io solo rappresento la società, ma è la società proprio, i suoi azionisti, il suo board, il suo chairman, che hanno fatto la decisione di investire nel Palermo. Parisi. Buongiorno, Roberto Parisi, Stadio News. Oggi inizia una nuova era e quindi volevo sapere quali saranno i primi movimenti di Citigroup nel Palermo e quali i primi cambiamenti tangibili anche all'interno della struttura societaria e in generale. Grazie. Primo movimento è che siamo qua e non sono da solo, sono con tutti i miei colleghi qui, e questo lo vediamo i prossimi giorni. Sarà un lavoro continuato e penso, Presidente, che saremo abbastanza trasparenti e nei prossimi giorni lo vedrai. C'era, avevo visto di là, ecco lì. Vai pure, Simone. Una domanda per Dario, per favore, perché io ho parlato tanto già con io il mio italiano catalanizzato e lui parla meglio di me. Ma infatti ne ho una per lei, dottor Soriano, e una per il presidente Mirri. Innanzitutto benvenuti a Palermo, oggi lo abbiamo detto a più riprese, è un giorno epocale per il capoluogo siciliano, ma in generale per tutto il calcio italiano, visto che una holding, insomma, di questa imponenza decide di investire, di fare un progetto del genere nel nostro paese. Allora, l'accontento, dottor Soriano, parto prima con la domanda per il presidente Mirri. Notizie, senza troppi giri di parole, per quel che riguarda la campagna abbonamenti, perché stanno arrivando tantissimi messaggi, mail a noi di Sette Gold e vogliono sapere della campagna abbonamenti. Faccio rispondere prima il presidente. Sì, grazie della domanda. Naturalmente il primo appuntamento, fatemi dire, che il Palermo della nuova era lancia alla città. Siamo in Serie B, abbiamo oggi molto più bisogno dei tifosi, perché la Serie B, chiamata Serie B, ma in realtà è una Serie A2, ci sono città importanti, Palermo è la città più importante. Ecco, ora noi ci aspettiamo di dimostrarlo con i fatti, non solo con l'entusiasmo dei soliti, fammi dire, nostri appassionati tifosi, ma di tutta la città, perché riempire lo stadio abbiamo bisogno di tutta la città. La campagna abbonamenti dovrebbe partire mercoledì, è previsto, mercoledì o giovedì, insomma nei prossimi giorni è tutto definito con il nostro partner relativamente al ticketing, abbiamo stabilito un po' i criteri, quindi diciamo è un'attesa che sostanzialmente si esaurisce nel giro di qualche giorno. Siamo ambiziosi anche lì, abbiamo degli obiettivi, naturalmente in questo caso non è la società protagonista per il raggiungimento degli obiettivi, ma in questo caso è la città. Ecco, non parlo più di tifosi. Oggi Ferran mi ha detto che abbiamo bisogno della città, proprio questa è il momento in cui la città deve dimostrare di voler partecipare a questa avventura, perché da soli anche il City Football Group non può vincere. Abbiamo dimostrato l'anno scorso che i playoff, secondo me, li ha vinti prima di tutto Baldini con i ragazzi, ma poi subito dopo è stato il pubblico
a vincerli, perché il Padova non aveva nessuna chance di vincere quella partita grazie ai giocatori, a Baldini e soprattutto al pubblico e a quello che si era creata, quella magia. Il fatto di rimanere a Palermo è una scelta consapevole di Silvio Baldini e quindi condivisa anche da noi, è una prosecuzione dei playoff, quindi riempiamo lo stadio come l'abbiamo riempito ai playoff e facciamo vedere che siamo la quinta città italiana. Grazie. Simone, passiamo avanti così finiamo il giro. Okay. Volevo fare una domanda rapida, okay, vai, la faccio rapidissima il dottor Soriano. Abbiamo parlato di investimenti da fare nella prima squadra del Palermo, però sappiamo che il vostro intento è quello di fare un business planning a 360 gradi. A livello di brand, a livello di immagine, Palermo nel mondo potrebbe regalarvi un connubio straordinario anche con la cultura araba. Prima Palermo si chiamava Aziz, quindi c'è anche un percorso arabo-normanno straordinario. Si potrebbero fare tante cose a livello di brand. Grazie. Sì, voglio dire che questa questione araba non è stata considerata nella nostra decisione. E sul marchio devo dire due cose. Prima, che il rispetto per la storia e per il marchio totale, quindi non vedo nessun scambio di nessun tipo nel marchio dal Palermo. Ma quello che è vero è che con la nostra piattaforma vogliamo portare questo marchio dappertutto. E c'è, io l'ho visto, c'è tifosi da Palermo a New York. Quindi noi a New York abbiamo un ufficio, abbiamo un club, quindi useremo questa piattaforma per lavorare con la marca, con il Palermo, il club e la marca a New York, per esempio. Butera, e poi andiamo a chiudere, grazie. Buongiorno, Luigi Butera, Giornale Sicilia e Tutto Sport. Insisto sull'aspetto tecnico, perché lei parlava di stabilità. Nella squadra che ha conquistato la Serie C c'erano 7 giocatori in scadenza, da venerdì scorso sono liberi, si è fatto qualche passo avanti con qualcuno di loro. E poi torno sulla domanda che ha fatto un collega, Brunori, qual è la situazione allo stato attuale? Questa è per te, Presidente. Per me? No, tu hai detto che non parlo di cose tecniche, cosa che... come sa Renzo, come sa Silvio Baldini, io non faccio mai, perché sono solo un tifoso da questo punto di vista. Stanno lavorando, credo, notte e giorno, Renzo assieme a Luciano Zavaglia, che ci sta dando ovviamente un grande contributo. Sicuramente i Brunori in testa, e lo so bene essendo tifoso, è una delle priorità. Le priorità sono i rinnovi dei ragazzi che scadevano il 30 giugno, ma è una decisione che compete esclusivamente all'area tecnica. Io faccio il tifoso oppure faccio il presidente, ma competenze tecniche non ne ho assolutamente. Allora, io chiuderei qui questa parte di domande. Grazie. Adesso con molta calma facciamo dei piccoli capannelli qui per le TV in particolare e poi faremo un giro nello stadio. Grazie a tutti. Grazie.